La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ritiene che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele. Lo ha affermato la giudice Joanne Donoghue, ordinando a Israele di prendere tutte le misure per prevenire atti scellerati, qualunque atto di genocidio a Gaza. La Corte non ha deciso per un cessate il fuoco a Gaza, contrariamente alle richieste del Sudafrica. Alla vigilia del giorno della memoria, che si celebra il 27 gennaio, si accende lo scontro tra manifestanti e organizzatori pro-Palestina da un lato e governo ed enti locali dall'altro, mentre continuano gli atti di vandalismo su opere dedicate alla Shoah. Sui muri del memoriale di Milano sono apparse scritte inneggianti a Hitler e offese a Israele. A essere sfregiato è stato il murale binario 21, i Simpson ebrei deportati ad Auschwitz, dell'artista Alessandro Palombo. I giovani palestinesi hanno confermato per sabato le manifestazioni di Milano, Roma e in altre città per protestare contro le violenze a Gaza, nonostante i divieti da parte di governo e comuni di organizzare cortei per il giorno della memoria. A Roma ha fermato Chef Rubio dopo una protesta. Il 1 gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità, dimostrando ancora una volta quanto l'Italia sia capace di tracciare la rotta. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video di presentazione della presidenza italiana del summit. Un applauso dedicato a Silvio Berlusconi e subito dopo l'inno di Mameli e quello di Forza Italia hanno dato il via alla festa per i 30 anni del partito che si celebra a Roma al Salone delle Fontane. Oltre al segretario di Forza Italia Antonio Tajani non mancano i ministri azzurri e anche i rappresentanti della vecchia guardia. Berlusconi è stato ricordato anche da Gianni Letta, storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza in tutti i governi Berlusconi. Noi, ha ricordato il vice premier Tajani, siamo perno dell'azione di governo e in Europa conteremo di più perché siamo il PPE. A Martinengo, Bergamo, una donna di 46 anni, Karin Menghetti, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, il 56enne Diego Rota. L'uomo è stato colpito con diverse coltellate al corpo e alla gola in camera da letto. I carabinieri hanno condotto la donna, che non ha opposto resistenza, prima in caserma e poi in carcere. La coppia viveva in un'abitazione isolata con la figlia di 5 anni, che era presente in casa al momento del delitto ma stava dormendo. Ieri la donna era stata sottoposta a una visita psichiatrica in ospedale, accompagnata dal marito. Era in cura da tempo. L'autista del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre, con un bilancio di 21 morti, non ha avuto un malore prima dell'incidente. Lo ha escluso la perizia sul cuore di Alberto Rizzotto, dal quale è emerso che l'uomo non aveva problemi cardiaci. L'autista, quarantenne, secondo gli esami medico-legali, è deceduto per lo sfondamento del cranio in seguito alla caduta del pullman da un'altezza di oltre 10 metri. Kenneth Eugene Smith è stato giustiziato con l'azoto nel penitenziario di Holman ad Atmore, in Alabama. È la prima volta nella storia americana e mondiale che una condanna a morte viene eseguita con questo metodo controverso. Il 59enne, condannato per omicidio, è stato dichiarato morto alle 20:25 locali dopo che l'esecuzione è stata rimandata da alcune ore per attendere l'esito dell'ultimo appello alla Corte Suprema. Dura la condanna dell'ONU. Questo metodo potrebbe essere una tortura. Al Quirinale la cerimonia per il giorno della memoria alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Non si deve mai dimenticare che il nostro paese, l'Italia, adottò durante il fascismo, in un clima di complessiva indifferenza, le ignobili leggi razziste, ha detto il capitolo iniziale del terribile libro dello sterminio. Mattarella ha messo bene in luce quello che sta avvenendo anche in Medio Oriente, spiegando che la strage del 7 ottobre replica l'orrore della Shoah e che c'è angoscia per gli ostaggi in mano ad Hamas. Guardiamo a Israele come paese a noi vicino e pienamente amico, oggi e in futuro, per condivisione di storia e di valori. Siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza. Sentiamo crescere in noi di giorno in giorno l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas. L'angoscia sorge anche per le numerose vittime tra la popolazione civile palestinese nella striscia di Gaza. Anzitutto per l'irrinunciabile rispetto dei diritti umani di ciascuno, ovunque. E anche perché una reazione con così drammatiche conseguenze sui civili rischia di far sorgere nuove leve di risentimenti e di odio. Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di sabato. A livello europeo, un possente, enorme e insolito campo di alta pressione con i massimi proprio sull'Europa occidentale. Aria mite che giungerà dal Marocco verso
tutte le nostre regioni d'Italia e anche ovviamente i paesi oltre Alpe. Una configurazione prettamente tardo primaverile estiva che spegnerà l'inverno sulle nostre regioni. Solo un po' di variabilità sulla Puglia per questi freddi venti che dal nord Europa interesseranno i Balcani, la Grecia e la Turchia, ma non l'Italia. Da noi infatti in montagna vivremo una fase primaverile molto mite nei prossimi giorni, sulle Alpi zero termico alle stelle, in pianura le foschiere nebbie di notte al mattino, da segnalare sabato mattina un po' di nubi basse anche sul versante tirrenico in dissolvimento durante il pomeriggio. Proprio durante il pomeriggio sulla Puglia venti tesi di grecale con un aumento della variabilità. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.